fatto mai io voglia andarvi a presentare subito il nostro ospite di oggi. Lui è un attore e un regista molto amato dal nostro pubblico, poliedrico, simpatico, talentuoso. È qui con noi Pino Quartullo. Benvenuto Pino, che piacere. Anche per me, ciao. Beh, insomma, una bella presenza così o no, signore? Fa sempre piacere di prima mattina. Vieni Pino, accomodati, questo è il nostro bar della salute. Allora, con te però inizio con un giochetto, perché oggi devi sapere che i prodotti di puntata sono due prodotti molto buoni e vorrei che tu li indovinassi, anzi non girarti perché sennò indovini comunque. Allora, io ti faccio sentire in tono una canzone che ha come protagonisti questi due frutti. Sentiamo. Na na na, na na na, na na na, na na. Facile, banane, no? Banane e lampone. Gianni Morandi! Lampone, chi c'era con te? Chi c'era stasera? Sarà il tormentone di questa puntata. Ti piacciono i banane e lamponi? Perché io ti faccio preparare una bevanda. Credo che voi l'abbiate fatta apposta, perché io nello spettacolo che sto per fare... E dopo ne parleremo insieme, esatto, al grande Enzo Iacchetti. Io faccio una figura di un attore che ha interpretato il pianeta delle scimmie e io come scimmia do una banana a Charlton Heston. Hai capito? Quindi devi mangiare per forza banane. No, io le do agli umani. Ah, li dai agli umani, ok, ok. Credo che anche le scimmie le mangino, però in questo caso, nello spettacolo, io racconto questa storia, dico che io nutro Charlton Heston con una banana, quindi è perfettamente pertinente. È il tuo frutto in questo momento. Sì. Senti, a proposito di salute e di forma fisica, tu sei in perfetta forma fisica, però ho saputo che da ragazzino eri un po' sovrappeso, quindi hai dovuto fare una dieta. Sempre. In che senso sempre? Nel senso che è una lotta. Sei? Beh, sempre devo stare un po' attento, è chiaro, no? Alterno quaresima e carnevali. Cioè, nel senso, faccio una bella buffata, mangio un dolce e poi mi punisco. Dieta yo-yo non va bene, eh? Beh, piccole cose, insomma, dei dolci. Dai, qualche peccatuccio di gola, certo, te lo concederai. E poi pure compenso con le verdure il giorno dopo, no? Con dei pasti un po' più leggeri, però ogni tanto bisogna anche mangiare qualcosa di che non si deve, i fritti, no? Paste belle condite, e quindi poi dopo bisogna recuperare. Certo. Però sì, da ragazzo ero un po' ciccione. No, dai, cicciottello, cicciona un po'. Beh, cicciotello. Diciamo che a gennaio pesavo 101 kg. Ah. E però ad aprile ne pesavo 78. Quindi una dieta equilibrata, una dieta che ti ha portato a togliere. Sì, a apprezzare per esempio più il pesce, che a me non piaceva, più le verdure per esempio, che non mangiavo assolutamente, anzi le vedevo con odio. Stando molto a dieta e mangiando molto meno, impari anche a assaggiare i sapori, a capire i sapori di certe cose che all'inizio non ti piacciono e poi magari cominci a apprezzarle. Senti, invece voglio sapere che casalingo sei, nel senso, quando sei a casa, tu sei il classico uomo che si mette in pantofole, non fa niente, si braga un po' sul divano, no, oppure aiuti la tua bellissima moglie? Sì, per esempio preparo il caffè la mattina, la porto il caffè a letto tutti i giorni. Ah, però. E basta, però. Beh, basta. È un gesto bellissimo d'amore. Allora, sì, fra pochissimo parleremo del tuo spettacolo che andrà in scena con Enzo Iacchetti, ma adesso iniziamo la nostra puntata con la sigla.